un cruccio proprio dal tuo inizio di serata. È proprio sulle parole, la mia considerazione proprio è grossolana, non è fine, quindi premetto, che proprio in questione di termini, di ecologia e sociale, sono proprio due in antitesi. Cioè il sociale è come gruppo di persone umane, dai raccoglietori in poi, nel senso che l'umano in sé non è niente di ecologico. Tipo è entrata una mosca, prima lui voleva ammazzarla, ma non ha fatto male a nessuno, no? Però distinto, come senso comune, siamo deleteri e siamo talmente lontani da un senso ecologico, da quell'epoca in poi, no? Dal momento in cui è nato il pensiero, la voglia di fare delle cose diverse, ci siamo talmente allontanati che sembra ci sia un contrasto, no, di significati. Allora, quando si parla di ecologia... ecologia è provocatorio, però... Sì, no? Quando si parla di ecologia è comunque una questione sistemica e quindi anche all'interno del genere umano c'è un'ecologia. Anche all'interno della nostra società c'è un'ecologia. Qua, quando si parla di ecologia sociale, mettiamo in relazione, come ha accennato, la natura e l'uomo. È ovvio che l'uomo fa parte anche della natura. L'ecologia sociale fa una differenza tra la natura, quella verde, gli animali, là fuori, che viene chiamata prima natura, e una seconda natura, che è quella dell'uomo. In quanto noi siamo riusciti a creare delle strutture sociali, culturali, totalmente diverse rispetto alla prima natura. Abbiamo un linguaggio molto complesso, abbiamo una scienza molto avanzata, abbiamo la capacità di modificare i nostri ecosistemi in maniera totalmente diversa, molto più impattante rispetto a quello che è la prima natura, ma contemporaneamente siamo anche prima natura, cioè noi ci siamo evoluti. Quindi noi apparteniamo sia alla prima natura, respiriamo, ci muoviamo, abbiamo seguito una certa evoluzione, abbiamo una certa biologia, viviamo all'interno di un sistema mondo, ma contemporaneamente siamo anche diversi, siamo qualcosa di più, c'è una seconda natura. Quindi questo per dire che facciamo parte, ma contemporaneamente abbiamo la possibilità o meno di uccidere una mosca o di costruire delle città basate semplicemente su asfalto e cemento. E di uccidere totalmente il pianeta, volendo, con delle esplosioni nucleari. Quindi ci siamo allontanati nel corso degli anni, nel corso dei millenni, abbiamo scelto un certo tipo di sviluppo determinato da dominazione, sopraffazione rispetto agli altri, e non abbiamo scelto la via della libertà, la via dell'amore, e rispetto dell'altro, e magari di evolverci e di evolverci insieme alla natura e sviluppare una terza natura, cioè da aggiungere la pienezza, insomma, di possibilità della prima natura e della nostra seconda natura. Cambiando, insomma, il nostro futuro potrebbe aiutare anche lo sviluppo in generale di quello che vediamo là fuori, verde e così via. C'è sicuramente una frattura che però è fittizia o che molto spesso viene dimenticata, che è stata sepolta sotto l'idea che la natura al nostro servizio è infinita, in realtà. Siamo un po' un bivio, per cui o noi seconda natura o prima natura, e quindi la soluzione è drastica, quindi via la seconda e lasciamo la prima. Allora, una volta si diceva socialismo o barbarie, adesso c'è o socialismo o catastrofe climatica. O, se vogliamo, possiamo avere anche una terza opzione, autoritarismo verde. Il problema è che adesso non ci siamo messi a giocare, tra virgolette, non abbiamo avuto forme di illuminazione portate all'estremo soltanto all'interno della nostra società. Siamo andati a intaccare i limiti, i 9 confini planetari. E lì sono dei problemi fisici, cioè del pianeta. La soluzione non è spedire rifiuti nello spazio o andare a colonizzare Marte, cioè non risolverebbe problemi, scientificamente non ce la faremo, ma poi cos'è? Poi ne abbiamo un altro, non ne usciremo, ecco, e soprattutto se noi rimaniamo sul nostro pianeta e continuiamo a spingere l'accelerazione su questo tipo di sviluppo economico, già alla fine di questo secolo la vita sarà totalmente diversa.
se vediamo le proiezioni del consumo di acqua potabile, se vediamo gli eventi climatici estremi, se vediamo l'innalzamento della temperatura media e quindi il cambiamento anche delle piante e così via, lo scioglimento dei ghiacciai, sono degli scenari catastrofici. E non lo dicono degli scienziati estremisti e così via, lo dicono il panel della IPCC, super conservatori, nel senso che non mettono all'interno dei loro modelli magari delle variabili che non sono ancora sicure al 100%, ma potrebbero addirittura peggiorare i futuri scenari. Abbiamo messo in moto, col cambiamento climatico, col nostro intervento, dei cambiamenti a catena così importanti sul nostro pianeta che la vita non sarà come è stata adesso, semplicemente anche 20 anni fa. Che domanda farci e lasciarci con questo interrogativo come punto su cui convergere e pensare insieme? Una domanda con cui lasciarsi. E quali potrebbero essere, secondo voi, le possibilità che voi avete per metterle in gioco all'interno delle vostre comunità? Quali potrebbero essere i primi passi che voi, come individui, come cittadini, dove abitate, cosa potreste fare per portare a un mondo diverso? Il problema, secondo me, è che è difficile definire il perimetro di una comunità. Sono d'accordo. Ormai esistono, come esistono molte comunità virtuali, cioè in qualche modo in cui ci si riconosce, no, anche senza un limite geografico, appunto. Potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere il luogo di lavoro che è molto magari molto lontano da dove si abita. Potrebbe essere anche una comunità digitale. Da quest'idea, ad esempio, un po' base, la difficoltà che si ha a riconoscersi in un ruolo professionale, perché so di essere molto più di così, no? E allora quindi qual è lo spazio in cui volersi riconoscere? Perché io c'è un pezzo di me che esiste nella famiglia, un pezzo di me che esiste in una famiglia scelta consapevolmente, che sono le amicizie, sono gli amori, un altro pezzo di me che esiste nel lavoro, però ci sono delle cose che io rifiuto di me in ognuno di questi ambiti, tra l'altro, quindi cavolo, se è difficile riconoscersi in una comunità. Forse non deve essere una. Però non è nessuna, è più facile che non sia nessuna. Ragazzi, l'ho detta. Da qualche parte bisogna iniziare. Certo. La domanda è aperta. Ma scegliete voi dove iniziare la comunità, qual è secondo voi? Da qualche parte, come volete voi, quello che voi volete. Era anche il punto interrogativo.